Riccardo. Mister, allora, due vittorie consecutive, playoff comunque ancora tutto in gioco, con tante squadre intruppate nello spazio di 8 punti, insomma, e quindi questa gara di Reggio Calabria assume un'importanza davvero grande. Sì, bella partita anche grazie alla loro vittoria che hanno fatto all'ultimo minuto. Magari se non avessero vinto quella partita avremmo trovato una squadra, non dico rassegnata, ma avremmo trovato una squadra un po' di un po' così e così. Invece questa vittoria gli ha riaperto i giochi, ma io penso che ci sono anche altre squadre che si possono inserire, perché ci sono ancora 9 punti e 9 punti sono tanti, quindi possono ribaltare magari una squadra che oggi è sesta, settima, potrebbe arrivare quinta oppure potrebbe anche perdere il playoff. E come se si punta chiaramente alla vittoria, cioè è un po' la filosofia che abbiamo inventato un po' tutti gli allenatori, ma questa gara come può essere interpretata proprio in chiave della lotta playoff in termini di buoni risultati? Deve essere interpretata come abbiamo fatto queste altre tre partite, con un percorso di crescita che io vedo giornalmente. Peccato che abbiamo ogni settimana qualche problemino. Quest'anno, questa partita abbiamo perso Meola, che era uno, diciamo, che stava rispondendo come quinto molto bene nelle due partite che abbiamo fatto, sia Monopoli che la vittoria col Siracusa, e perdiamo un giocatore che stava andando bene. Però penso che abbiamo recuperato un 10-15% in più dello Zito che abbiamo visto col Siracusa, perché una settimana di lavoro in più gli ha fatto bene, quindi ho notato questo miglioramento sotto l'aspetto offensivo. È normale che abbiamo qualche casella ancora da ricoprire, perché abbiamo delle mancanze sia a centrocampo che sugli esterni, che sono importanti, e lo stesso anche Floro Flores, che non è della gara, e quindi diciamo che mancano queste tre ciliegine. Speriamo di averle nella prossima partita, perché poi sia la prossima che l'ultima ci diranno veramente se questo percorso che abbiamo fatto di 6 settimane sia valso a qualche miglioramento, oppure se la squadra... Io ne ho visto parecchio di miglioramento dal primo allenamento, tutti molto disponibili, molto, molto concentrati, determinati. Però poi nel calcio quello che oggi vediamo nero domani diventa bianco e viceversa. Mister, la Regina, squadra che si è anche notevolmente rinforzata nel mercato di gennaio, che però non ha avuto un rendimento costante proprio nella parte in cui ci si aspettava, soprattutto l'ambiente amaranto, quel salto di qualità, quel salto in più per poter competere a determinati livelli o comunque per avere una posizione migliore rispetto a quella attuale. Cioè praticamente la Regina, se il campionato finisse adesso, sarebbe fuori dai playoff. Ecco, che squadra, che idea si è fatto appunto di questa squadra anche dal punto di vista tattico? Ma io diciamo che se oggi iniziava il campionato la Regina l'avremmo messa tutte tra le prime posizioni, perché a dicembre ha fatto il presidente Gallo un'entrata proprio a gamba tesa, perché ha preso i migliori che c'erano nel mercato, anche giocatori che erano, diciamo, che avevano poco spazio in Serie B, quindi è stato veramente un'entrata in scena di un presidente che vuole vincere. Poi l'abbiamo visto anche con subito il cambiamento di allenatore, a prendere un allenatore come Drago, che è vero che era un anno che stava fermo, però negli ultimi 2 anni aveva fatto molto bene in Serie B con il Crotone. Quindi c'erano tutte le premesse per vedere una squadra protagonista nel giorno di ritorno. Però poi nel calcio lo sappiamo bene, questo è un campionato, la Serie C è l'inferno dei professionisti. Diciamo, c'è il purgatorio che è la Serie B e poi c'è il paradiso che è la Serie A. Quindi la C, se non ti cali in questa realtà, fai fatica. La stessa Casertana ha fatto fatica con giocatori importanti. Quindi bisogna avere la giusta miscela, ma soprattutto devono sapere i giocatori che il campione di Serie C è un campionato che, se non viene preso con la C maiuscola, cioè la cattiveria, e questo è un campionato che puoi fare figuracce da tutte le parti. Dal punto di vista pratico, come si presenta la Regina? Ma la Regina per me ha 2 schieramenti che può giocare, bisogna vedere se chi recupera in avanti. Se recupera tutti gli effettivi, per me la troverò con un 4-3-3, se non la recupera penso farà un 5-3-2, che è stata la gara che ha fatto a Cava dei Tirreni, dove
ha portato via 3 punti. Sono questi i due schieramenti. Abbiamo visto già le partite in precedenza che del vecchio allenatore che questo modulo l'ha attuato parecchie volte. Abbiamo un po' tutto in mente e non ci sorprenderanno. Poi se sono più bravi è perché vinceranno la partita, altrimenti cioè, noi la giochiamo per un solo obiettivo, è quello che ho sempre detto alla mia squadra da quando sono arrivato qui. Noi non dobbiamo guardare il risultato oggi, ma noi dobbiamo guardare di migliorare la nostra condizione. Lei mi ha parlato di crescita e innegabilmente questa crescita si è vista nella Casertana quando lei è arrivato soprattutto. Io parlo della mia, perché io non parlo mai dei miei predecessori. Io parlo la crescita che io ho visto dal primo giorno di allenamento è questa qui, non parlo mai perché sennò poi dicevo che c'è presuntuoso. No, io aggiungo che rispetto a prima invece dal punto di vista caratteriale della corsa anche si è visto una netta crescita della squadra. Questa stessa squadra in emergenza, una partita come quella di Monopoli la perdeva, questa stessa squadra non rimontava il risultato dall'andare sotto a poi vincere la partita dalla quarta giornata di campionato, quindi in questo si è visto una grande crescita. Sul profilo della pericolosità offensiva, escludendo la partita di Monopoli, quella non è giudicabile perché eravate senza giocatori, abbiamo visto tante belle occasioni, soprattutto nella prima partita contro il Rende e nella terza partita e il secondo tempo contro il Siracusa. Secondo lei, per crescere da questo punto di vista, che cosa serve soprattutto? La questione di posizionamento di determinati giocatori sul terreno di gioco, di far capire i suoi concetti di gioco ancora meglio alla squadra, ecco, cosa manca? Qual è la scintilla che può rendere ancora più pericolosa dal punto di vista offensivo la squadra? Mi manca che Zito, che oggi per me sta un 60%, deve arrivare a un 90%. Devo recuperare un giocatore fondamentale per come piace attaccare a me come Floro Flores, che mi dovrebbe dare quel 40-50%, che significa averla a disposizione e poi me lo gioco a secondo le mie esigenze, e poi la crescita del centrocampo. Perché oggi, per paradosso, dove io sono un allenatore che diciamo cura molto l'aspetto offensivo, segniamo poco per le mie squadre, perché è vero che questa squadra diciamo è andata sempre in rete, e il mio centravanti ha sempre fatto gol. Questi sono dei risultati che io ho sempre ottenuto, però la mia squadra fa molti molti più gol, c'è una media sempre di 3-3,5 quando prendo le mie squadre. Però è normale che questo non può accadere, perché mancano dei giocatori fondamentali, manca il mio trequartista e a volte ci adatto o dei giocatori in corso o ci adatto dei giocatori che metto fuori ruolo, quindi è difficile fargli capire i movimenti, la giocata di prima, la giocata a due tocchi, l'inserimento, sono cose che ci vuole tempo e purtroppo non l'abbiamo. Però ti devo dire che stiamo sopperendo a queste lacune tecniche soprattutto molto molto bene, perché i ragazzi si stanno impegnando. È normale che dobbiamo crescere sotto l'aspetto della convinzione e questo ci sta aiutando con i risultati. Infatti io alla fine del primo tempo con il Siracusa non ero preoccupato, perché anche non giocando bene i primi 15-20 minuti la squadra giocava, ma era molle, non era convinta, era come una squadra accademica. Secondo tempo invece abbiamo messo determinazione e cattiveria e siamo arrivati i risultati, oltre i 2 gol sono arrivate anche 2-3 occasioni che abbiamo messo il nostro giocatore a tu per tu con il portiere. Quindi manca un po' di tutte queste componenti che ci possono dare che cosa? Quella certezza di giocatori che magari sotto l'aspetto mentale avevano un pochettino mollato, perché tu quando parti per vincere il campionato e stai anche a rischio di playoff, è normale che c'è stato uno scoraggiamento di tutto il gruppo. Sul Zito, mister, in passato lei non c'era ovviamente, sia Vacca che lui si espressero diciamo così in maniera non dico critica, insomma diceva forse giocando con 3 punte riusciamo ad essere più pericolosi, lo dichiarano insomma in conferenza stampa. Ecco, lei non crede che fosse proprio Zito un giocatore così importante, no, nella fase offensiva della Casertana, giocando più vicino alla porta e non dal punto di centrocampo, possa essere ancora più efficace di quanto sia stato efficace domenica scorsa? Lei ha visto che era quinto? Sì, mi sembra che fosse quinto.
non è mai rientrato oltre la metà campo, è un finto quinto. Ok, quindi è una posizione di partenza. Un giocatore che ha messo 10 palle, voi ti ricordi una volta, vi ricordate una volta che Zito è andato al limite dell'area per qualche piazzato? Io non mi ricordo, ma poi non gliel'ho detto io. Io gli ho detto altre cose. Tu per me sei una punta esterna, devi lavorare gli ultimi 18 metri. Nell'impostazione viene a recuperare la palla. Quando perdi palla mi fai un attacco preventivo rimanendo alto e dietro lavoreranno per te sia il centrocampista che il terzo di difesa. Quindi è uno schieramento. Non guardate tante volte a livello tattico, magari perché vedete 5 linee dietro quando partono, perché poi la disposizione e il modo di giocare cambiano. Se voglio mettere i quinti offensivi è lui, se li voglio mettere difensivi li avete visti a Monopoli. Quando io avevo dei quinti bloccati che erano dei difensori, perché stavo in emergenza, quindi attaccavo solamente con 2 giocatori, con 3. Oggi Zito è una punta esterna a tutti gli effetti, con, nel caso di impostazione, è normale, non parte statico, ma parte dai 20 metri in su. E quello oggi è il suo ruolo. Nella mia testa, nel mio 3-3-1-3, Zito è il terzo dei tre davanti. Quindi è questo il giocatore, ha queste caratteristiche, ti ripeto, vedendolo allenare, è aumentato il 10-15% questa settimana, ma ancora non mi basta. Io voglio, da lui pretendo molto molto di più, perché per me non ha ancora quella condizione né fisica né mentale che gli posso chiedere il 100%. Ecco perché devo gestire anche come e quando farli giocare. No, noi chiediamo quello per questa cosa. Ma io li vedo tutti i giorni, se io li sollecito sotto certi allenamenti, se io li sollecito sotto certi allenamenti che sono allenamenti molto reattivi, molto esplosivi, corse brevi, scatti, velocità, rapidità, non tanti rientri, perché a me se Zito fa il quinto e fa il centravanti e va a concludere un'azione, non posso pretendere che poi Zito con 3 minuti mi rista a fare il quinto di difesa. Chi ragiona così vuol dire che ha altre caratteristiche, vuol dire che ha dei giocatori che fanno la maratona, sono giocatori che hanno un altro polmone, sono giocatori che non possono avere la qualità che ha un giocatore come lui nella fase offensiva. Ma certo, Meola è un quinto che può fare quello che chiedete voi. Zito non è un quinto. Ah, quello che voi avete detto, se te prima mi dici Zito l'ho visto da quinto, io dico no. Zito non è stato un quinto. Nella partita col Siracusa non l'ha fatto per niente il quinto, perché il quinto tradizionale è il quinto che si attacca con i difensori. Io non l'ho mai fatto attaccare. L'ultima cosa per me è in questa visione della posizione di Zito che lei ci ha dato, che rientro di Pina alle sue spalle come eventualmente terzo di difesa, quanto è importante e come può anche cambiare il modo di muoversi della difesa, no? Con Pina. Pina oggi è un giocatore che ha 20 minuti sulle gambe, quindi è un giocatore che devo gestirlo e devo capire in quale posizione. Te mi dici un terzo. No, te mi dici un terzo, io potrei dirti anche che è un terzo di centrocampo, ti potrei dire anche che potrebbe fare un quinto alla Meola, ma per 20 minuti. Quindi ogni giocatore e ogni allenatore ha le proprie idee. Io, ma con tutto il rispetto, sicuramente valuto un giocatore per il mio modo di pensare. Io sono un allenatore aggressivo, sono un allenatore che vuole l'uno contro uno, quindi voglio determinati giocatori che sappiano dribblare quelli avanti e che sappiano partire da dietro quelli che partono da dietro. Quindi a me non mi serve un difensore che sappia marcare nella sua area, no, a me mi serve un difensore che sappia inserirsi nei momenti giusti per arrivare a una conclusione, ma non una conclusione a rete, perché ci servono altre caratteristiche. Grazie. Ci sono altre domande? Ok, grazie.